andremo, mentre attendiamo che si connettano altre persone, andremo a vedere gli argomenti di cui tratterà questo webinar. Nel frattempo io vi chiedo di dirmi in chat se cortesemente ci vedete bene e ci sentite, così riusciamo a capire se è tutto a posto. Ok, dicono tutto ok, quindi dovrebbe essere perfetto. Ok, ti sento perfetto. Allora, io sono Monica di Tutto per la Piscina. Per chi non ci conoscesse, Tutto per la Piscina è un e-commerce che si occupa appunto dell'ambito delle piscine. Nel mercato da oltre 10 anni e siamo online col nostro sito da circa un annetto. Oltre ad offrire prodotti e servizi inerenti all'ambito delle piscine, offriamo anche un servizio di assistenza clienti qualora ci siano problematiche che riscontriate appunto nel vivere la vostra piscina. Colgo l'occasione per ricordarvi di seguirci sui nostri canali social, su Facebook. Qui nelle slide che vedete la nostra pagina Facebook si chiama proprio Tutto per la Piscina ed è un'occasione utile per conoscere sia i prodotti che offriamo, ma anche le varie promozioni e comunque conoscere meglio l'ambito della piscina. Iniziamo con una domanda che adesso vi pongo. Dovreste vedere un sondaggio e cogliamo l'occasione appunto per chiedervi se avete bambini che frequentano la vostra piscina. Forse anche tu, Andrea, dovresti vedere le risposte. Vedo 5 Sì. persone hanno detto sì, quindi proprio abbiamo scelto il tema giusto per questo webinar. Vedo anch'io le risposte e se non c'è neanche un no, sono o tutte famiglie Sì, oppure infatti. vedi che la pandemia ha dato i suoi frutti e Sì. tutti quei Allora, qua bambini. terminiamo la votazione e ritorniamo alle nostre slide che dovreste vedere. Datemi qualche feedback in chat così sappiamo se vedete bene tutto. Penso di sì. Ok, vi vediamo e vi sentiamo. Allora, di cosa tratterà oggi questo webinar? Questo webinar tratterà della sicurezza dentro e fuori l'acqua. Infatti, non bisogna tralasciare tutto l'ambiente circostante la piscina, quindi non soltanto l'acqua, ma anche tutto l'ambiente che la circonda. Vedremo insieme come trattare l'acqua della piscina in tutta sicurezza. Quali prodotti dobbiamo utilizzare per rendere sicuro l'ambiente della piscina sia dentro l'acqua che fuori? Come maneggiare i prodotti? Perché naturalmente la sicurezza sta anche nell'utilizzo dei prodotti stessi. E alla fine vi daremo un codice sconto che potrete utilizzare all'interno del nostro sito web, che vedrete scritto in ciascuna slide www.tuttoperlapiscina.com. In questo percorso diciamo che ci aiuterà il nostro ospite speciale, Andrea Melpignano. Andrea Melpignano è un esperto in soluzioni per il trattamento dell'acqua in piscina. Già nello scorso webinar, per chi non l'avesse potuto seguire, Andrea ci ha aiutato a capire come aprire correttamente la piscina in vista dell'arrivo dell'estate e oggi ci aiuterà a capire come riuscire ad avere un ambiente sicuro sia dentro che fuori l'acqua. Quindi lascio a te, Andrea, la parola per poterci esporre appunto come avere un ambiente sicuro. Grazie Monica, e la tua Grazie presentazione è sempre a te. veramente fantastica. Allora io ringrazio Tutto per la Piscina, sempre per questa opportunità che ci concediamo e che ci aiuta insomma a entrare, creando poi un filo logico a tutti i webinar che seguiranno anche. E questo è molto importante perché ispira a quello che è la sicurezza. Quindi quando parliamo di sicurezza, un po' prendendo diciamo, riferimento all'etimologia insomma, della parola, sine cura, cioè vuol dire senza preoccupazione. Cos'è che ci piace di questa cosa della sicurezza e quindi senza preoccupazione? Che dobbiamo cercare di adottare le misure diciamo, ideali per sentirci più sicuri e quindi evitare di fare azioni che invece ci portino a non mantenere questo stato di sicurezza. E la piscina è, come dire, un elemento che ispira relax, benessere, gioia,
animazione, condivisione. Tuttavia, abbiamo a che fare con il mondo dell'acqua e quindi ci immergiamo proprio in questo webinar partendo da questo concetto. L'assunto, che un po' ce l'ha detto, presentato molto bene anche Monica, è la sicurezza non è solo data dall'acqua e dalla piscina, ma anche dall'ambiente esterno. Quindi diciamo che questi sono i tre punti principali che seguiremo. Iniziamo con quello all'interno dell'acqua. Sicuramente il più diffuso, nel senso che quando acquistiamo una piscina, abbiamo una piscina, la possediamo, l'abbiamo, o che sia una mini piscina, una spa idromassaggio, eccetera, noi inseriamo dentro l'acqua. E quindi qual è una delle prime cose che io, quando mi occupo della parte del trattamento acqua, indico e suggerisco è come, diciamo, caricare questa nuova piscina o come dire, immettere nuova acqua. E quindi abbiamo, come da definizione, per esempio, dell'atto di intesa a cui si fa riferimento, anche se non tratta delle piscine private, ma delle piscine, per esempio, ad uso pubblico, come può essere proprio la pubblica in generale, anziché l'hotel, bed and breakfast, eccetera, ti dice attenzione all'acqua di approvvigionamento, prima ancora di arrivare all'acqua di immissione che abbiamo scritto lì. L'acqua di approvvigionamento che cos'è? È proprio l'acqua che serve per alimentare le vasche. E quando parliamo di alimentare vuol dire che mettiamo questo tipo di acqua di approvvigionamento all'interno delle nostre piscine, mini piscine e spa. Qual è l'acqua di approvvigionamento che viene richiesta, per esempio, ad uso, nelle piscine ad uso pubblico? Quella è dell'acquedotto, perché è destinata agli usi igienico-sanitari. Che cosa ci dice questo? Che se io già, dal punto di vista proprio della sicurezza, l'azione, abbiamo detto, il comportamento, le azioni che dobbiamo fare per mantenere questo grado di sicurezza è iniziare mettendo acqua che sia già trattata. Quindi negli acquedotti, così come ad esclusione di alcuni casi dove veniamo avvisati dalle autorità competenti, l'acqua del rubinetto, l'acqua dell'acquedotto è un'acqua che è già con i requisiti igienico-sanitari per l'uso alimentare. Quindi noi lo possiamo bere. Ah, e questo ci porta ancora più sicurezza nel poterla immettere, approvvigionare in vasca. Qual è l'altra fonte con cui si riempiono le piscine? Ovviamente non pubbliche perché è vietato, ma quelle per esempio ad uso privato, quelle di pozzo. E allora, rifacendoci a quello che abbiamo detto fino in questo momento, se io utilizzo un'acqua di pozzo, è chiaro che è, come dire, arricchita da ogni ciò e dove e come trova nel terreno. Di conseguenza non è analizzata e protetta come è un'acqua di un acquedotto che è filtrata, igienizzata e arriva proprio per l'uso anche alimentare, igienico-sanitario. Quindi l'acqua di pozzo è ricca di sostanze, è ricca di cose che se non vengono analizzate prima possono pregiudicare la sicurezza in piscina. Quindi immaginate, adesso per dire un esempio anche che ho nelle zone in Lombardia dove vivo io, ci sono e sono state scoperte ovviamente delle fonti di acqua fortemente inquinata, ovviamente data dall'inquinamento non solo atmosferico, ma quello causato dall'uomo. Di sostanze chimiche e che hanno portato a grande inquinamento anche a livello batterico e di virus. È chiaro che se io dovessi utilizzare quest'acqua, parto già da un presupposto che quando approvvigiono la mia piscina avrò un'acqua che non ha le caratteristiche ideali. Quindi il primo punto è prendiamoci cura già dell'acqua di approvvigionamento. Poi arriviamo all'acqua di immissione. L'acqua di immissione che abbiamo indicato lì è quella che poi viene analizzata anche ad uso pubblico, cioè è l'acqua che è all'interno di tutto il sistema piscina, quindi quella che passa attraverso il filtro, nella vasca di compenso, nello skimmer, nei dosatori galleggianti, cioè è tutto il complesso di acqua che viene trattata. Per ultimo c'è l'acqua invece in vasca. L'acqua in vasca è essenzialmente solo l'acqua che è occupata dalle persone che sono all'interno della vasca. Quindi queste analisi vengono fatte
su tutti e tre gli elementi, cioè l'acqua di approvvigionamento deve avere delle caratteristiche. Una volta che viene trattata direttamente in piscina, quindi è l'acqua di immissione di tutto il trattamento del sistema, ha delle caratteristiche, e anche quella in vasca, che è quella che ci deve proteggere nel momento in cui ci immergiamo. Quindi pensate solo con questo argomento qua che mondo ci si apre dal punto di vista della sicurezza. Per chi è veramente curioso, perché è comunque una curiosità interessante, importante, per chi vuole, ovviamente l'atto di indirizzo tra 8 regioni è il documento ufficiale con cui in uno degli allegati si possono andare a vedere questi requisiti. Il secondo punto, molto molto importante, è quello di igienizzare l'acqua con i prodotti adeguati. Cosa si intende per questo? Sempre rifacendoci un po' a ciò che viene ovviamente suggerito e nel caso delle piscine pubbliche richiesto, ci sono prodotti che sono idonei, ideali e che vengono autorizzati. Quindi l'acqua e i prodotti adeguati ormai è abbastanza diffusa anche da tutti i media. E non per ultimo, in occasione di queste 2 stagioni in cui stiamo vivendo una situazione pandemica, che il cloro in assoluto è tra i prodotti suggeriti per eliminare il nostro coronavirus, dalle superfici, dall'acqua ovviamente. Per quanto riguarda, quindi siamo ancora dentro nell'acqua, quindi uno dei prodotti principali e quelli che è autorizzato è il cloro. Il cloro è. Ci sono diverse tipologie di cloro. Siamo abituati a vederne e sentirne alcuni. Tra quelli autorizzati c'è il cloro, l'ipoclorito di sodio, definito anche cloro liquido, l'ipoclorito di calcio, quindi la famiglia degli ipocloriti, che è un altro tipo di cloro. Rilasciano tutti acido ipocloroso, cioè ciò che disinfetta, per noi importante. Però sono prodotti che non hanno una barriera contro i raggi ultravioletti, l'abbiamo detto anche nello scorso webinar. Cosa significa? Che nel momento in cui li metto in vasca, questo cloro che sta disinfettando e che ci aiuta a igienizzare l'acqua e a proteggerci, però in un tempo breve, soggetto a, diciamo, essere, sottoposto alla forza dei raggi ultravioletti, perde di efficacia, quindi ne devo inserire di nuovo. Mentre invece il cloro granulare, e il tricloro, in forma di pastiglie, sono invece prodotti che hanno una barriera contro i raggi ultravioletti. Quindi di per sé tutti fanno la stessa funzione. Il vantaggio dei prodotti, cloro granulare e pastiglie, abbiamo detto che resistono di più ai raggi ultravioletti, quindi durano di più ed è un buon compromesso dal punto di vista, diciamo, dell'efficacia e dell'economicità, perché durano di più e hanno un costo anche relativamente competitivo. Andrea, in merito alla questione che spiegavi prima dell'acqua, c'è proprio una domanda in chat che ce la fa Mirko. Sì. Penso che la puoi leggere anche tu. Lui dice che nella casa in campagna dove ha la piscina ha soltanto l'acqua del pozzo, però l'ha fatta analizzare e non è inquinata. Ma per lui che può usare solo questa tipologia di acqua, che consigli dai? Allora, adesso non ho capito se lo dice per la piscina o per l'uso domestico personale. Se è legato, allora, in qualsiasi caso un'acqua di pozzo deve essere sempre autorizzata quando si parla di La uso, piscina. ok, per uso personale deve essere sempre analizzata dalle autorità competenti. Per la piscina, se ha uso privato, ovviamente, se io faccio un'analisi. E faccio un'analisi, parliamo di tutti gli elementi principali che la compongono, ma soprattutto qui ci stiamo concentrando sulla sicurezza e quindi microbiologica. Mi devo far dire se ci sono dentro dei virus, dei batteri, delle cose che io non voglio assolutamente che entrino in piscina e tantomeno che vengano utilizzati per o innaffiare anziché essere bevuti. Qualora le autorità competenti gli abbiano confermato che non contiene elementi che possono pregiudicare la salute, è un'acqua che ovviamente si può utilizzare. Quali caratteristiche ha l'acqua di pozzo tendenzialmente? Abbiamo detto che è all'interno di un terreno e dipende dalle profondità e dalla ricchezza di questo terreno, si può portare calcio, ferro, manganese, elementi che possono disturbare il trattamento dell'acqua della piscina. Una delle caratteristiche principali quando, diciamo, assorbono metalli
è che quando io metto prodotto igienizzante in piscina e ho presenza di acqua con, per esempio, ferro manganese, ho quella tipica colorazione rosastra o rossastra e depositi di ossidazione che magari mi si possono creare in piscina. Quindi diciamo che lo possiamo rassicurare qualora le autorità competenti gli abbiano detto che perlomeno igienicamente è utilizzabile. Poi l'analisi che gli suggerisco venga fatta è anche dei vari metalli, perché questi compromettono, diciamo, l'azione del cloro di cui stiamo parlando in questo momento. Poi, Monica, se mi perdo qualche messaggio, perché io Ci vado sono gli avanti amici. a manetta, Colgo mi aiuti. l'occasione per dire che avete la chat dove potete porre qualsiasi domanda e nel corso del webinar io le pongo ad Andrea in modo tale che può chiarire tutti i vostri dubbi. Quindi Perfetto. tranquilli. Ecco, quindi mi auguro che Mirko, giusto, ok, abbia avuto la risposta che cercava. Ci ha ringraziato. Ecco, quindi diciamo che il cloro, poi diamoci dei parametri. Ad oggi il cloro, fino a, diciamo, poco fa, prima del Covid, in piscina veniva richiesto che si tenesse un livello tra 0,7 e 1,5 ppm. Poi l'OMS dice: attenzione, alziamo questo livello minimo di cloro, lo portiamo a 1 ppm. Questo è anche il suggerimento nelle piscine ad uso privato, mini piscine, piscine, spa idromassaggio, insomma, qualsiasi prodotto contenga acqua dove noi ci bagniamo, il suggerimento è di tenere un livello minimo di cloro che vada da 1 ppm. Poi non esagerate, perché è chiaro che l'eccesso non va bene, perché c'è sensibilità al cloro, in alcuni casi stiamo parlando anche di sicurezza per i bambini, poi vedremo prodotti Esatto. alternativi, ma soprattutto perché io sono per non sprecarli. Poi non è che io sono così perché ho fatto il bagno nella piscina col cloro, questo è indipendente, ecco. Però non abusiamo del cloro perché è inutile buttare via i soldi per niente. Un livello minimo di 1 ppm di cloro libero in vasca è sufficiente per mantenere davvero igienizzata e sanificata la piscina per tutti quelli che fanno il bagno. Quindi è importante anche il controllo. E questo abbiamo detto su tutto il tipo di cloro che utilizziamo: liquido, stabilizzato, non stabilizzato. L'approccio, lo ripeto, anche tutto per la piscina, è un punto di riferimento per il cloro granulare e il cloro in pastiglie. Naturalmente è anche bene tenere sotto controllo questi valori, siano del cloro ma anche del pH, quindi di tenerli sempre sotto controllo perché in base a quello capiamo se la nostra acqua della piscina ha qualche problema o meno. Monica mi sta diventando un'esperta e questo veramente è fantastico, perché questa è un'informazione fondamentale. Quindi Esatto. l'equilibrio dell'acqua, quando si parla di igienizzazione attraverso il cloro, non può prescindere dall'equilibrio dato dal valore del pH. Bravissima. Abbiamo fatto anche un attimo un'anticipazione che poi vedremo alla fine di questo webinar relativo al pH. Esatto. Allora, poi l'altro prodotto che viene, che si può utilizzare per l'igienizzazione è la combinazione tra ozono e cloro. Okay? Ci sono dei generatori di ozono, sia per piscine ovviamente di grandi dimensioni, ma vengono creati anche apparecchietti io li chiamo apparecchietti perché producono poco ozono, ecco, giusto per il volume di acqua. E questa combinazione è questo ozono, questo gas di ozono, che in combinazione con il cloro ovviamente è molto potente ed è autorizzato per il trattamento dell'acqua. Poi c'è anche la combinazione di un igienizzante di copertura come il cloro, per esempio abbinato ai raggi ultravioletti. Queste cose, ozono e raggi ultravioletti, per chi magari possiede una spa idromassaggio, sono componenti già inclusi nelle vasche idromassaggio, che spesso sono ozonizzate e anche igienizzate con i raggi ultravioletti. Quindi cloro, ozono, raggi ultravioletti. Altri prodotti che vengono utilizzati e che sono suggeriti, che non sono igienizzanti, ma servono e sono, diciamo, a supporto della sicurezza e quindi della qualità dell'acqua e della filtrazione, sono per esempio i floculanti, cioè coloro i quali svolgono la funzione di trattenere, eliminare e aiutare gli impianti di filtrazione a trattenere le sostanze organiche, che sono quelle che poi diciamo fanno perdere trasparenza all'acqua, quindi migliorano la filtrazione, e gli altri sono i nostri amici alghicidi, gli antialga, molto importanti a supporto del trattamento acqua. Quindi anche questo argomento del, diciamo, igienizzare l'acqua con prodotti adeguati
potremmo riassumerlo con l'importanza che viene data oggi ai prodotti a base di cloro, senza escluderne nessuno, ma abbiamo già detto quali sono, diciamo, quelli che noi possiamo suggerire di più, che sono, diciamo, hanno una barriera contro i raggi ultravioletti. I floculanti che aiutano a garantire una migliore qualità di filtrazione, perché anche questo è una base fondamentale, lo vedremo anche nel nostro riassunto, e sempre mantenere, come diceva la nostra Monica, i valori del pH in equilibrio, sempre ben monitorato. Il cloro abbiamo detto tra minimo 1 ppm, così che siamo assolutamente protetti, sia noi e per chi entrerà anche dopo di noi in piscina, e poi l'antialga a supporto. Adesso passiamo magari al terzo punto di questo approccio che abbiamo di sicurezza all'interno dell'acqua, che è l'argomento, il nostro webinar, la sicurezza in piscina, sì, in presenza di bambini. Abbiamo visto che il 70% ha bambini che fanno il bagno in piscina, e diciamo che, entrando adesso qui nell'argomento dei bambini, è molto delicato, poiché non viene fatta una grande distinzione adesso dal punto di vista del trattamento acqua, nel senso che l'oggetto dell'igienizzazione, i livelli minimi anche di cloro sono quelli. Tuttavia, parlando adesso, entrando più nella parte della piscina domestica, quindi nella piscina a uso privato, e addirittura anche in piscine che magari sono veramente per i bambini, no? Quindi molto basse, a volte senza impianti di filtrazione, spesso viene richiesto l'utilizzo di prodotti alternativi, perché la pelle, ovviamente, dei bimbi, questa è una generalizzazione che non va bene, ma la pelle dei bimbi è più delicata rispetto ad alcuni adulti, e quindi a volte la necessità delle mamme è quello di richiedere dei prodotti che possono essere utilizzati per igienizzare l'acqua, proteggere i bambini, ma non avere quella che potrebbe essere, tra virgolette, chiamata l'aggressività del cloro. In realtà nessun prodotto è aggressivo, siamo più o meno sensibili a determinate sostanze. Però vediamo, entrando in questo argomento, quelli che anche in tutto per la piscina vengono proposti. Allora, tra i primi prodotti c'è il bromo. Il bromo è un ossidante, quindi sempre un igienizzante, che è in forma di pastigliette da 20 grammi, si sciolgono molto lentamente, è un prodotto alternativo al cloro e ha la stessa identica funzione, cioè tutti quelli che diremo adesso hanno la stessa funzione, ma ovviamente una componente chimica diversa rispetto al cloro. I livelli da mantenere, se per il cloro era 1 ppm minimo, con il bromo viene consigliato da 3 a 5 ppm di bromo libero in vasca. Perché si aumenta questa quantità? Perché è chiaro, è calcolato che utilizzando un prodotto alternativo come questo, per mantenere la stessa efficacia in acqua, dobbiamo avere un contenuto più elevato di questo tipo di igienizzante. Il bromo non ha odori, non rilascia odori, non ha componenti, diciamo, sostanze residuali tali per cui si creano, per esempio, gas, come a volte avviene nelle piscine trattate a cloro, ma quando sono soprattutto coperte, e quindi nell'atmosfera puoi sentire questo odore di cloro, ma che non è il cloro che disinfetta, è il cloro che purtroppo già non disinfetta più, ma lo vedremo in un altro webinar interessantissimo. Il bromo ha un'altra caratteristica che, a discapito magari del cloro, anche con una variazione superiore del livello di pH, mantiene la sua efficacia, cioè se con il pH che eccede dai 7,6, 7,8, il cloro, diciamo, perde pesantemente di efficacia, il bromo ne mantiene anche fino a livelli di pH 8 una forte resistenza contro i virus e i batteri. Quindi un ottimo prodotto. Un altro prodotto che si può suggerire, stiamo suggerendo non tanto prodotti da adottare quando ci sono i bambini, vorrei che fosse chiaro, cioè nel senso che le piscine igienizzate a cloro vanno benissimo per i bambini. Stiamo dando un'informazione su eventuali alternative attuabili nelle proprie piscine. L'altro è, per esempio, l'ossigeno.
ossigeno che viene definito questo ossigeno perché è una materia prima, è una materia prima differente ovviamente sia dal bromo che dal cloro, è un prodotto a base di ossigeno, un prodotto che non ha anche in questo caso odori, viene influenzato anch'esso dal pH, quindi va mantenuto sempre il pH regolato, è in una forma di pastiglie. Qui ho visto sul nostro sito di Tutto per la Piscina che abbiamo l'ossigeno in pastiglie da 50 grammi, il dosaggio è molto facile. Quindi cosa si fa con l'ossigeno in pastiglie da 50 grammi? Metto 4 pastiglie ogni 10 metri cubi di acqua. Questo ossigeno si scioglie un po' come fa il cloro, ovviamente rimane attivo in acqua per proteggerci dal bagno e poi andrò a ripristinare questo numero di pastiglie ogni volta che passa, trascorre una settimana. I dosaggi, proprio perché non si parla di cloro che è stabile nel tempo, questi prodotti sono tutti instabili nel tempo. Quindi vuol dire che all'aumentare delle temperature, all'aumentare il numero dei bagnanti e quindi del potenziale inquinamento, io dovrò aumentare i dosaggi di questi prodotti che stiamo elencando. Che cosa significa? Che non sono a base di cloro, non hanno una protezione contro i raggi ultravioletti, quindi se ne consumano un po' di più. Però per chi è, per esempio, un po' più sensibile al cloro o sensibile al cloro, sono l'unica alternativa per essere protetto in acqua. Certo, però colgo l'occasione per Sì. leggere la domanda di Francesca. Se non ci dovessero essere particolari problemi, è sempre meglio utilizzare il cloro. Allora, anche qua, perché non è che io faccio la battaglia per uno o per l'altro, diciamo che quello che abbiamo detto prima è il cloro è il sistema ad oggi più utilizzato, sicuramente il più abbordabile da tutti i punti di vista, a livello di disponibilità, di prezzo e di efficacia. Qualora non ci sia una sensibilità al cloro, sia l'Istituto Superiore della Sanità sia l'OMS suggerisce il cloro in acqua, quindi vuol dire che non esclude altri sistemi di igienizzazione. Ma per rispondere alla nostra amica, se non ci sono particolari problemi o sensibilità al Va cloro, benissimo anche quello. va assolutamente Esatto. benissimo. Okay? E per quello che io facevo prima la premessa, dicendo non è che ne stiamo parlando perché chi ha bambini deve usare un'alternativa? No, no, assolutamente. Certo. Nelle dosi adeguate, se non c'è una sensibilità al cloro, stiamo parlando di un prodotto autorizzato dal Ministero della Salute. Ecco. L'altro prodotto veramente interessante è la biguanide, che viene sponsorizzato sempre in Tutto per la Piscina. La biguanide, in realtà, poi sono andato a incuriosirmi anch'io stesso, no? Perché dicevo, ma la biguanide, vabbè, questo disinfettante, adesso spieghiamo che cos'è. Poi io porto le lenti a contatto e quindi ho guardato nel mio boccettino del liquido disinfettante per le lenti a contatto, è fatto di biguanide. Quindi la biguanide è un disinfettante utilizzato anche per un sacco di cose, tra cui per esempio i liquidi e le lenti a contatto. Vuol dire che anche quando le pulisco, le lavi, eccetera, e può rimanere dei residui, è un disinfettante che non è un danno per, diciamo, la salute. Certo. Tutto sempre deve essere coerente con la quantità, cioè perché se poi mi fico un flaconcino di biguanide nell'occhio fa male comunque. Okay? Detto ciò, la biguanide qual è, diciamo, il suo pro? L'abbiamo visto, è un potente igienizzante che si utilizza anche, ad esempio, per le lenti a contatto. Qual è il contro? Che rispetto a tutti gli altri trattamenti che abbiamo detto prima, non è compatibile con altri trattamenti. Cosa significa? Che nel caso di una piscina che funziona a cloro, io voglio passare per esempio a ossigeno, esaurisco il contenuto di cloro, metto dentro l'ossigeno e assolutamente l'acqua rimane così com'è e va benissimo. Cambio trattamento. Finisco l'ossigeno e voglio tornare a cloro, passo a cloro e non c'è nessun problema. Con la biguanide, invece, devo stare molto attento poiché, non essendo compatibile e lasciando dei residui all'interno dell'acqua, non è compatibile con altri trattamenti. Ergo, se io inserisco in una piscina trattata con biguanide, per esempio, del cloro, purtroppo creerò una reazione chimica che potrebbe essere di difficile risoluzione se non sostituendo completamente l'acqua. Quindi Certo. il mio suggerimento con la biguanide, che è un trattamento alternativo molto efficace,
Se decido di iniziare con un trattamento di Bigonide, proseguo, mi faccio aiutare con i suggerimenti di Tutto per la Piscina o di un professionista nel trattamento acqua, ma se decido di cambiare, decido di ritornare o cambiare trattamento acqua, svuoto la piscina, la pulisco bene e rinizio da capo con un'acqua nuova. L'optimum con la Biguanide è inserire contestualmente anche quello che si chiama il Revatop, che è un ossigeno liquido, perché la funzione dei due unita insieme è quello che mantiene, diciamo, perfettamente igienizzata la piscina. I dosaggi, c'era una domanda, no? Sì, Gianluca chiede, per piscine di piccole dimensioni cosa conviene utilizzare? Parlo di una piscina di circa 6 metri Sì, cubi. ci arrivo perché finisco questo argomento che è il dosaggio, così diamo anche indicazioni, no, per chi vuole utilizzare i Sì. prodotti e capire i consumi. Su questa Biguanide si suggerisce circa 0,4 litri ogni 10 metri cubi d'acqua, quindi ci avviciniamo alla domanda dai 6 metri cubi d'acqua, e a supporto questo Revatop in circa 0,4 litri ogni 10 metri cubi d'acqua. Quindi parliamo di circa mezzo litro in 15 metri cubi d'acqua, in 12 metri cubi d'acqua, che significa nel caso di Gianluca 0,25 in 6 metri cubi d'acqua, ok? Come dosaggio. Di questi due prodotti, per quanto riguarda la pastiglia di ossigeno, che cosa abbiamo detto prima? Vanno 4 pastiglie in 10 metri cubi d'acqua. Quindi lui a 6 metri cubi d'acqua avrà un dosaggio leggermente inferiore. Anche nel caso dell'ossigeno, il suggerimento è di mettere, di coadiuvare l'ossigeno con un algicida, che l'ho detto all'inizio, no? Tra i prodotti io non lo dimentico mai, l'algicida è un prodotto che inserisco a prescindere. Mentre invece nel trattamento con la Biguanide, cioè la Biguanide e il Revatop, questi due componenti funzionano da soli, non hanno bisogno di supporto di algicida. Perfetto. Ok. Una Lui cosa molto chiedeva. interessante che mi collego, scusami amore, che mi collego proprio a questo dei 6 metri cubi, Ok. sempre in Tutto per la Piscina con la Biguanide, ho visto il trattamento Berlingo. Berlingo che è un trattamento con delle bustine predosate da 50 ml o da 70 ml per piscina, ad esempio da 4 metri cubi ora, da 4 metri cubi, e lui ce l'ha da 6. Sono bustine dove inserisci la quantità adeguata settimanalmente, quindi veramente molto pratico. Addirittura suggerite anche per quelle piscine di piccolissimi volumi che non hanno impianti di filtrazione, cioè dove mantieni quest'acqua igienizzata per, che ne so, qualche giorno, una settimana, dopodiché la devi sicuramente cambiare e sostituire. Lui chiedeva proprio cosa conviene utilizzare, anche se poi dipende dal caso specifico. Tra questi prodotti, cosa gli converrebbe utilizzare? Ci chiede. Non ho una risposta di che cosa gli conviene utilizzare. Parliamo di due, diciamo, argomenti molto distinti. Uno è: ho sensibilità al cloro? Se sì, allora una di queste alternative di cui stiamo parlando, che ne stiamo parlando perché sono prodotti su cui è provata una inferiore sensibilità da parte, della pelle giovane dei bimbi. Se non ho, come diceva prima la nostra amica, mi sembra Particolari Francesca, problemi, Francesca. particolari problemi, posso utilizzare ovviamente anche il cloro. Tutto quello che diciamo è misurabile e quindi bisogna mantenere un livello di igienizzazione corretto. Quindi che tu adotti un sistema o un altro, l'importante è che sia controllato e misurato. Esatto. Però, come abbiamo detto, non dobbiamo scordarci anche l'ambiente esterno, l'ambiente circostante la piscina. Infatti ci colleghiamo al secondo argomento, che è proprio la sicurezza fuori l'acqua. Esatto, bravissima. Allora, qui abbiamo nelle slide abbiamo quell'highlight lì importante, anche l'esterno. Anche in questo caso parliamo di fuori dall'acqua, perché spesso, o fino diciamo a 2 anni fa, questa attenzione era particolarmente attiva proprio per normativa nelle piscine pubbliche. Cioè, mi spiego, dove siamo andati in un hotel, in un bed and breakfast, in una piscina comunale,
quelli che sono gli spogliatoi, gli ambienti, i bagni, gli ambienti comuni erano già tutti o dovrebbero e dovevano essere già tutti correttamente igienizzati. Poiché, che cosa succede all'esterno quando siamo in un ambiente piscina? È vero che abbiamo, ad esempio, le infradito anziché le ciabatte, tuttavia le togliamo per muoverci nell'ambiente circostante, tocchiamo gli ambienti circostanti e quelli sono fonte di polvere, depositi di sostanze, atmosfera che porta virus e batteri. Abbiamo visto quanto con diciamo, l'attenzione alla pulizia oggi delle mani, proprio perché attraverso le mani il contatto col viso e le vie aeree possa portare batteri, questo era uguale anche prima, cioè non è cambiato nulla, solo che oggi che abbiamo questo virus micidiale e velocissimo nella diffusione, è ancora più importante far emergere la necessità di prenderci cura dell'esterno. Cosa significa l'esterno? Tutto, eh? Quindi, banalmente, anche a casa propria, l'arredo giardino, non solo il pavimento. Per esempio, chi ha le piscine fuori terra, spesso, cioè, o meglio, quando io suggerisco questi prodotti di igienizzazione, mi dicono, ma caspita, ma davvero, anche per il bordo. La piscina fuori terra è tutta un bordo e tutti si Certo. attaccano al bordo della piscina. Bambini, adulti, per guardare dentro, per prendere il bambino, per giocare, per fare l'aperitivo. Ecco, quel bordo va correttamente igienizzato, non è l'acqua dentro, è l'esterno. Quindi anche quello è soggetto al contatto. Quindi non solo i piedi, proprio anche le mani. Quindi il bordo vasca, i pavimenti, le docce, gli arredi giardino. La sedia, tocchi la sedia quando ti sposti, ti alzi, il tavolino, l'ombrellone quando lo Lo apri, lo apriamo, chiudi, lo chiudiamo. le sdraio, ti cambi, fai il bagno, esci, poi sudi, ti sdrai, poi si sdrai all'altro. Insomma, pensate anche agli Certo. ambienti pubblici frequentati, come possono essere, ad esempio, le spiagge. È per quello che dicono la casa oggi è la zona più sicura, perché se te ne prendi cura è veramente molto molto sicuro, anche grazie a questa accortezza. Detto ciò, è molto importante fare una distinzione tra le superfici, perché ci sono superfici che sono più delicate. Immaginatevi anche i cuscini che si mettono attorno al bordo della piscina, ok? Quindi il mio primo suggerimento è attenzione agli elementi in cui andiamo a fare un'igienizzazione delle superfici. I pH neutri hanno, diciamo, un vantaggio che sono più delicati nei confronti delle superfici. Altra cosa importante, è che la primissima cosa da fare, ancora prima di igienizzare, è detergere. Quindi pensiamo sempre a quello che ci viene richiesto oggi. Detergere vuol dire lavare, lavarsi le mani e poi ovviamente fare le cose. In questo caso nella piscina e tutto l'ambiente piscina è prima lavare, detergere, che è un'operazione semplicissima, non è che c'è bisogno di prodotti particolari. Spugna, diciamo lo strumento adeguato per strofinare con dell'acqua e io ho già deterso. Dopodiché utilizzo uno dei prodotti che adesso magari, se sei d'accordo, Monica, Andremo a andiamo vedere. a suggerire. Prima di Ok? far vedere questo prodotto, la domanda che ti pongo, così andiamo anche a vedere la seconda slide, è quali rischi possiamo correre se non igienizziamo correttamente l'ambiente fuori della piscina, cioè esterno all'acqua, ecco. Ok, allora questa è una bellissima domanda, un po' riassunta lì, no? Con questi nomi che ti fanno un po' indietreggiare, no? Portare la schiena dietro la schiena, perché nessuno di noi vorrebbe incorrere in funghi, verruche, infezioni di vario tipo, perché è chiaro che sia in acqua e soprattutto fuori, perché se non abbiamo igienizzato, questo rischio è alto anche fuori. Abbiamo virus e batteri patogeni, cioè che possono portare a delle malattie, che possono essere portati da zone umide, ma anche da zone secche e quindi trasmessi. Abbiamo visto quanto i droplets, no? Cioè il fatto di starnutire o di fare un colpo di tosse,
possa far, come dire, trasmettere anche un battere. Quindi diciamo che senza entrare troppo nella dinamica, della microbiologia, che è un argomento complesso che ci annoierebbe un po' tutti, Anche abbastanza tosto. ecco, questi sono i rischi. Noi quello di cui ci occupiamo sulla sicurezza è proprio sulla prevenzione di questi rischi, ok? E quindi magari se sei d'accordo gli presentiamo il nostro, Prodotto. i nostri prodotti, ecco. Tra quelli e i tanti che ci sono a disposizione, con tutto per la piscina, diciamo che possiamo parlare di questo prodotto che è il Surfosan, un prodotto nato dalla combinazione di alcol isopropilico e sali di ammonio quaternari. Quindi quando si sente il nome alcol isopropilico si parla già di disinfettante e sali di ammonio quaternari è uno dei componenti, ad esempio, degli algicidi, quindi giusto per dire quanto sono importanti i prodotti di prevenzione delle alghe, anche in questo caso sono tutti dei prodotti che igienizzano. Questo prodotto, come vi dicevo prima, ha una caratteristica, una delle caratteristiche vincenti, che ha un pH neutro, e di conseguenza è delicato nei confronti della maggior parte delle superfici. Cosa vuol dire? Che se io, per esempio, perché ci sono altri igienizzanti a base, facciamo un esempio pratico, igienizzanti anche per le mani sono a base di prodotti che diventano aggressivi nei confronti, per esempio, dei metalli. Quindi non posso prendere lo stesso gel igienizzante delle mani per pulire una scaletta in acciaio, anziché un bordo o un cuscino, okay, sulla piscina. Mentre invece questo prodotto è un igienizzante proprio di superfici. Cosa vuol dire? Che A, abbiamo detto, la prima cosa è detergere, sempre. Anche prima di disinfettarci le mani ci dicono di lavarle. Okay? Dopodiché utilizzo questo prodotto. Questo prodotto a pH neutro con questo componente ha la possibilità di essere nebulizzato, e il suo tempo di contatto è breve perché nell'arco di 5 minuti, una volta lasciato depositare, lui già agisce e protegge nel caso in cui dovesse arrivare qualcun altro e toccare quelle superfici. Quindi, molto semplicemente, lo nebulizzo su ombrellone, poi li rinominiamo quelli che erano prima, ombrellone, sdraio, sedia, tavolino, cuscinetto, bordo perimetrale della piscina, superfici dure come il pavimento, come la doccia, come le pareti delle docce. Ecco, una volta che io ho igienizzato, nebulizzato, questo prodotto non va neanche strofinato, cioè rimane lì, si asciuga da solo in pochissimo tempo e mi fa da barriera contro virus e batteri. Tra Quindi l'altro è proprio uno dei prodotti più richiesti all'interno del nostro sito, anche per questo siamo andati a proporlo, proprio perché è uno dei più richiesti e uno dei più efficaci. sì. Sì, sono convinto. Così come diciamo che troviamo in commercio tanti prodotti di igienizzazione delle superfici, cioè tipo a casa comunemente immagino che per diciamo la cucina, anziché un'altra cosa, noi abbiamo quasi sempre utilizzato anche in passato prodotti di questo tipo. Perché questo è suggerito nella piscina? Perché per i prodotti che vanno vicino all'ambiente piscina, cioè che possono entrare in acqua, è molto importante che non vadano ad inquinare l'acqua. Cosa Certo. significa? Che se io utilizzo un altro prodotto, non sono certo che nebulizzandolo, queste goccioline, anzi che questo prodotto, se accidentalmente si sversa in acqua, non provochi dei danni all'acqua. Ecco, questo qui invece è assolutamente compatibile con l'acqua di piscina. Vuol dire che se accidentalmente io dovessi versare del prodotto all'interno della piscina, non succede nulla ai fini della qualità né dell'acqua né di chi ci sta facendo il bagno. E questo è ovviamente un grande vantaggio che va, secondo me, sottolineato. Quindi utilizzate tutti i prodotti che volete perché igienizzare deve essere, diciamo, il must, deve essere l'esempio che dobbiamo dare perché ci aiuta, protegge, eccetera, eccetera. Utilizzare un prodotto più dedicato alla piscina è il nostro obiettivo dal punto di vista anche, no, formativo, credo, importante Certo. di comunicazione. Io nel frattempo sorrido perché leggo quello che scrivono nella chat. Francesca ha scritto: un caro amico di famiglia la scorsa estate ha usato la candeggina per igienizzare, il mio costume ringrazia ancora. A questo punto mi sa che consiglierò di comprare questo, costerà certamente meno rispetto al costume. Mi sa di sì. Assolutamente sì, assolutamente sì.
Rimanendo in tema dei prodotti nel nostro catalogo, prima hai parlato del Berlingo che è disponibile nella versione per 2-4 metri cubi, ma lo abbiamo anche per le piscine da 5-8 metri cubi e 9-12 metri cubi. Quindi ci tenevo a specificarlo per chi avesse una piscina di queste dimensioni. Per cui ci torna utile, adesso mi è passata la chat, però per il nostro amico che ce l'aveva da 6 metri cubi, quel prodotto Gianluca. lì è da sperimentare, Gianluca, da provare. Ricordati, ecco, Esatto. molto importante di iniziare con quel prodotto e se tu dovessi cambiare il trattamento acqua, cambiare l'acqua perché è un prodotto sensibile alla compatibilità con altri disinfettanti. Per chiudere sull'igienizzante di superficie, non solo, diciamo, è un prodotto facile di impiego, per cui va nebulizzato, si utilizza anche in quelle zone, diciamo che adesso si può utilizzare ovunque, perché in realtà è un igienizzante di ambienti. L'importante è non farlo, e adesso arriveremo alla parte della sicurezza, di non farlo quando, diciamo, sono chiuso in casa, e me lo spruzzo nella prossimità. Ecco, devo comunque far areggiare sempre, diciamo, l'ambiente. Se sono fuori è presto fatto, insomma. Parliamo Ok. però adesso di sicurezza nell'utilizzo. Abbiamo parlato dei prodotti, adesso andiamo a capire come utilizzare questi prodotti in maniera del tutto sicura. Esatto, cercherò di essere sintetico perché non c'è rimasto molto tempo, perché l'argomento è veramente interessante. Esatto. Allora, sicurezza, abbiamo detto prima, senza preoccupazione, quindi sine cura, no? Dal nostro latino. Che se mi chiedevano quanto avevo il latino, zero, però insomma mi ispiro all'etimologia perché è interessante come definizione. L'uso dei prodotti chimici in piscina deve essere una cosa su cui noi prestiamo attenzione. Dove ci viene in aiuto lo Stato? Quando lui dice lo Stato ci aiuta, dove ci viene in aiuto la Comunità Europea? La Comunità Europea ci viene in aiuto poiché ha abbracciato l'Agenzia, l'ECA, l'Agenzia Europea delle sostanze chimiche, i regolamenti RICE e i regolamenti CLP che ci garantiscono come utilizzatori finali che i prodotti sono correttamente commercializzati e etichettati. Questo non significa che tutti quelli che andiamo a comprare sono così, ve lo dico perché è veramente un mondo la chimica dove si può fare di ogni. Detto ciò, le aziende serie utilizzano prodotti che sono registrati e oggetto di revisioni continue, sia dal punto di vista del CLP, che è il regolamento che classifica e identifica correttamente con le etichette e l'etichettatura i prodotti e l'utilizzo. Quando parliamo di utilizzo, quindi, cosa vuol dire? Già sapere che c'è qualcuno nella Comunità Europea in generale che ci aiuta e ci garantisce che stiamo comprando i prodotti giusti è veramente importante. Sta a tutto per la piscina e a noi consumatori rimanere informati. Quindi cosa devo fare? La prima cosa, si parla anche in alimentazione di sta roba qua, è leggere le Etichette. etichette, ok? Abbiamo detto che già la Comunità Europea ci aiuta perché il CLP, quindi la regolamentazione delle etichette, i pericoli, i pittogrammi di pericolo, non abbiamo qua un esempio, ma i prodotti pericolosi, inteso come pericolosi eventualmente per la salute, se utilizzati male o per l'ambiente, se vengono sversati nell'ambiente, sono ben identificati. Facciamo un esempio: questi pittogrammi che sono questi rombi rossi, una volta erano i quadrati arancioni, giusto per dare l'idea, ancora se ne vedono, ma sono vietati perché sono obsoleti. Questi rombi rossi hanno i pittogrammi, si chiamano pittogrammi, e poi ci sono delle frasi. Dentro le etichette vedrete delle frasi che c'è scritto. Attenzione, indicazioni di pericolo con la H e attenzione, indicazioni di prudenza con la P. Un esempio che mi sono scritto qua, ad esempio, se vedo sull'etichetta H400 vuol dire che è molto tossico per gli organismi acquatici. Cosa vuol dire? Che quel prodotto non potrò assolutamente utilizzarlo in un acquario o non deve essere sversato nell'ambiente perché ucciderebbe Pericoloso. Esatto, chi abita in questo ambiente acquatico. P prudenza, P260, quindi ci sono tutti questi numerini, è non respirare le polveri. Qualora io, e quindi speriamo di avervi incuriosito anche Per su andare a prodotti che leggere comunemente le no, si utilizzano in casa, a volte anche i profumatori di ambiente che noi sottovalutiamo hanno dei pittogrammi che è molto importante che siano letti bene. Quindi abbiamo detto leggere l'etichetta e poi facendo un po' la carrellata sulla sicurezza che abbiamo qua, che è molto importante, è utilizzare i DPI corretti, cioè sistemi di protezione individuale.
Questo, noi adesso stiamo facendo dell'informazione anche simpaticamente approfondita in ambito piscina, ma questo abbraccia tutta la nostra quotidianità e pensiamo che i maggiori incidenti sono quelli in ambito domestico, anche sull'utilizzo dei prodotti. Quindi io penso sempre alle mie amiche, alle signore, ma adesso anche ai signori e gli uomini che si occupano della casa. Più di prima utilizziamo i prodotti senza, io per primo, senza tutte le precauzioni necessarie. Ad esempio, la candeggina che veniva nominata prima è un prodotto che se versi una goccia e questa goccia rimbalza e ti viene sulla pelle, sul viso, addirittura negli occhi, è veramente un grande e un grosso pericolo. Per cui è per quello che è molto importante leggere, abbiamo detto, le etichette e utilizzare i sistemi di protezione individuali adeguati. E tra questi sistemi di protezione diamo i quattro basilari che utilizziamo anche noi quando facciamo attività in piscina: i guanti, perché se io tratto sostanze che sono ovviamente acide, anziché che possono pregiudicare la pelle, devo utilizzare dei sistemi di protezione che mi proteggano da questo punto di vista, anche se sono scomodi. Utilizzare degli occhiali, possono essere degli occhiali specifici, ovviamente per chi non porta già gli occhiali, ma anche occhiali di protezione per chi porta già gli occhiali, nel senso che non è che devi rischiare di danneggiarti i tuoi occhiali, non dobbiamo fare come la nostra amica che si danneggia il costume, insomma. Ci sono degli strumenti che non è perché ho gli occhiali da vista va bene così, no, perché gli occhiali di protezione occupano un'area predisposta per normativa per proteggere il viso e a volte ovviamente anche il naso. Poi la mascherina, adesso siamo abituati a portarla, però immaginatevi una volta quando vedevamo qualcuno con la mascherina, Sembrava paradossale. era una roba, ok, adesso la mascherina quando travasiamo un po' di prodotti, facciamo delle cose, è veramente molto importante, ci può salvare la vita. E poi, ultimo, tra i quattro punti, che è banalissimo, ma è sempre lavarsi le mani. Quindi, quando ho fatto il mio dosaggio con i prodotti chimici, mi lavo le mani abbondantemente, ok? Ripongo tutto, mi lavo abbondantemente le mani, perché con quelle mani poi vado a toccare qualcos'altro o qualcun altro. L'altra cosa è evitare di maneggiare, di manipolare i prodotti con le mani bagnate, perché ad esempio il cloro granulare, anziché il pH, cioè tutti questi prodotti che sono a volte igroscopici, a volte insomma, di contatto, se ho le mani umide, questi prodotti mi si attaccano alla pelle, quindi reagiscono con l'acqua. Quindi cercare di avere il più possibile le mani asciutte, per quello che suggerito l'utilizzo insomma dei guanti di protezione. Poi l'altra cosa è sempre highlight importanti di mettere i prodotti nell'acqua e non viceversa, cioè non l'acqua nel prodotto. Quindi ad esempio, facciamo un esempio pratico, devo fare un trattamento col cloro granulare. Prendo il mio secchiello di acqua e poi metto la quantità necessaria dentro nel secchiello di acqua per poi diluirlo e proporzionarlo alla piscina. Cioè non il contrario, cioè che metto la dose dentro nel secchiello e poi ci verso dentro l'acqua, perché gli schizzi di acqua, come abbiamo detto prima, anziché mettere acqua in una sostanza, potrebbe provocare una reazione molto molto forte. Ultimo non ultimo e parlavamo anche di bambini e sicurezza, tutte le operazioni che facciamo le cerchiamo di farle in assenza dei bambini o comunque che siano ovviamente gestiti perché non possono interferire con queste operazioni e degli animali domestici, così come di mantenere questi prodotti non alla portata sia di bambini che di animali domestici, perché sono tutti super curiosi e quindi la prima cosa che fanno cercano di manipolarli, maneggiarli. E anche se sono chiusi, credetemi, sono sporchi oppure sono contaminati dalla sostanza perché avete utilizzato il cloro, poi la chiudete e quello è pieno di polvere di cloro. Quindi il cane che la lecca, il gatto, il bambino che Perfetto. prende le mette le mani in bocca. E abbiamo parlato di un prodotto che non, tra virgolette, quando succede così non succede niente, ma abbiamo in casa prodotti non per piscina, seriamente pericolosi per la salute. Abbiamo una domanda da parte di Maria che chiede: posso usare il Surfosan nella vaschetta lavapiedi prima di entrare in piscina? È un prodotto
ideale per questo tipo di utilizzo, poiché è un componente di alcol e protezione, come abbiamo detto, di quaternaria di ammonio che disciolti in acqua fanno da sanificante igienizzante di protezione proprio per evitare di portare o di ricevere virus anche a livello proprio plantare e a livello di camminamento. Io colgo l'occasione per mandare in chat il link, così per chi vuole lo può trovare direttamente. Ok. Possiamo adesso rispondere, diciamo, all'ultima domanda relativa alla sicurezza nell'utilizzo dei prodotti, ovvero quale tempo far passare tra un trattamento e l'altro, quale tempo è consigliato tra un trattamento e l'altro? Ok, bellissima domanda. Qui ci si rifà al trattamento non di superficie, immagino, ma al trattamento dell'acqua. Ok, sul trattamento dell'acqua, ad esempio, trattamento, il primo che facciamo è quello che ci ha detto Monica. Io analizzo il pH ancora prima di fare altri trattamenti. Quindi analizzo il pH, supponiamo che lo devo regolare, lo regolo e quindi regolo il pH. La piscina, quando io inserisco prodotti, che sia cloro, pH, antialga, floculanti, eccetera, deve essere sempre in ricircolo, in movimento, ok? Infiltrazione. Quindi con l'acqua infiltrazione regolo il pH. Poi, nel mentre, avevo già analizzato per esempio anche il cloro e ho visto che sono in deficit. Attendo io tendenzialmente tra un trattamento e l'altro circa un 20 minuti, una mezz'oretta, ok? E quindi faccio prima un trattamento del pH, aspetto 20 minuti, una mezz'oretta, il piscina sempre in circolo, dopodiché proporziono il prodotto a base di cloro. Se è necessario ed è un'attività di mantenimento tradizionale, quindi metto il cloro, cloro granulare, quello che è, senza fare trattamenti, diciamo, di rapida soluzione di grandi, devo mettere l'antialga, aspetto un'altra mezz'ora, dopodiché il tutto ovviamente si mischia, si ricircola, circola tutto assieme, si amalgama e quando faccio questi trattamenti tendenzialmente faccio mantenere l'impianto di filtrazione acceso almeno per 24 ore, in modo tale che io abbia garantito a tutta l'acqua di passare bene attraverso il filtro, il ricircolo e si sia il prodotto chimico tutto amalgamato. Poi ritorno alla temporizzazione che avevo già previsto per l'impianto stanco. Perfetto, prima di passare diciamo al riassumendo che è appunto la parte finale, io colgo l'occasione per mettere la slide. Comunque noi la registrazione ve la manderemo per email, la condivideremo sui nostri canali social, infatti vi ricordo di seguirci sui nostri canali social di Facebook, tutto per la piscina. E qui abbiamo appunto lo specchietto che riassume tutta la valle di cose che abbiamo detto, perché comunque è stato un argomento lungo Sì, e posta. pesante, però siamo riusciti, diciamo, a riassumere tutto quanto in questa slide. Ok, allora, riassumendo, sempre cose efficaci, efficienti che ci aiutano a proteggerci, abbiamo detto, no? Per la sicurezza. Preferire acqua di approvvigionamento di acquedotto, preferire vuol dire che partiamo già col piede giusto perché abbiamo un'acqua con caratteristiche igienico-sanitarie garantite da chi ce la fornisce. Due, prediligere un ottimo impianto di filtrazione. È una buona diciamo, progettazione della piscina, quindi dove aspira, dove manda, no? Bocchette, qualsiasi tipo di piscina sia, mini piscina, grande, piccola, eccetera, perché abbiamo visto che la filtrazione è un elemento fondamentale per garantire la buona qualità dell'acqua. Poi ho messo un 2.1 nel senso che non trascurate. Che non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto l'altra volta, è farsi la doccia prima di entrare in piscina. Perché farsi la doccia prima di entrare in piscina vuol dire togliere una serie di sostanze organiche, creme, eccetera, che non fanno altro che incrementare la difficoltà sia dell'impianto di filtrare, ma sia del prodotto chimico che abbiamo di fare la sua funzione. Quindi si occuperebbe di altro piuttosto che di virus e batteri. Poi tre, monitorare frequentemente i valori che ci ricordava prima anche Monica, pH e disinfettanti, qualsiasi li abbiamo nominati anche prima, sia cloro che alternativi. Mantenere sempre monitorato bene questo aspetto. Poi abbiamo visto l'importanza del fuori, cioè dell'igienizzare tutto l'ambiente esterno. Non rinunciamo ad avere anche una protezione per quanto riguarda tutto l'ambiente esterno.
quando arrivano gli ospiti, anziché per noi stessi, igienizziamo prima e dopo l'utilizzo. Ok? 5. Utilizzare sistemi di protezione individuale. Quindi parliamo dei prodotti di sicurezza: guanti, occhialini, maschera, lontano dai bambini e gli animali quando utilizzi i prodotti. 6. Effettuare operazioni di gestione senza la presenza, abbiamo detto, di bambini e animali domestici, in modo tale che ci sia la massima sicurezza da tutti i punti di vista, anche per loro. E l'altra cosa, io chiudo con custodire tutti i prodotti fuori dalla portata, sempre cose banali, fuori dalla portata dei bambini e degli animali, perché questo è una delle cause principali delle chiamate ai centri antiveleni, perché hanno raggiunto prodotti che non dovevano raggiungere. E con questo intanto ringrazio Monica, Gianfranco Grazie per la fiducia, tutto per la a te, Andrea. cucina e tutti i ragazzi che ci ascoltano. Allora, proprio ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima del monitoraggio dei parametri e tutto quanto, vi invitiamo al nostro terzo webinar di questa serie di webinar che stiamo tenendo, che sarà il 30 aprile, sempre alle ore 18, dove tratteremo appunto come mantenere i giusti valori del pH all'interno della propria piscina, proprio perché monitorare i parametri è uno dei passi fondamentali, il primo passo per avere un'acqua igienizzata e sanificata. Io in chat vi mando il link per potervi iscrivere anche a questo webinar. Come avevamo detto prima, c'è un codice sconto per voi, valido fino al 25 aprile, fino a domenica 25 aprile, dove voi al momento, diciamo, una volta aggiunti i prodotti al carrello, vi basterà inserire questo codice Webinar 10 e vi verrà detratto appunto lo sconto del 10% sui nostri prodotti, che potrete trovare appunto sul nostro sito www.tuttoperlapiscina.com. Ora abbiamo sforato di qualche minuto, non so se avete qualche domanda per Andrea da poter porgli o se lui ha chiarito tutti i vostri dubbi nel corso di questo webinar. Aspettiamo qualche secondo per capire se c'è qualche domanda. Dicono tutto chiaro, grazie mille, grazie a voi per essere stati presenti. E allora, diciamo, con quest'ultima slide, dove vi ringraziamo per averci seguito e se avete altri dubbi o altre domande, ci potete contattare sia via mail al nostro indirizzo info@tuttoperlapiscina.it oppure sui nostri canali Facebook o all'interno del nostro sito troverete una chat dove appunto potete chiederci qualsiasi cosa e noi saremo disponibili ad aiutarvi. Grazie Andrea per essere stato presente e per averci aiutato Grazie a in voi. questo Grazie percorso. a Grazie. tutti e buona serata. Buona serata, arrivederci a tutti.